Allora, amici di Bracemi Ancora, io mi trovo a Madonna di Campiglio in Trentino, sono venuto a sciare, o meglio a provare a sciare, e stasera ho visto che in questa macelleria vendevano una costata frullata 60 giorni su sale di cervia, la Ballardini si chiama questo posto, e l'abbiamo comprata. Allora, abbiamo pagato per circa 38 euro 718 grammi di carne frullata 60 giorni, eccola qua, e ce la andiamo a cucinare a casa. Non avremo griglie, non avremo carboni, non avremo, insomma, ragazzi, ci dobbiamo adattare, ma ero molto curioso di assaggiare questa bistecca frullata 60 giorni su questa mitologica piastra di sale di cervia. Tra l'altro è iniziato a nevicare, quindi temperatura perfetta per spararsi questo bisteccone. Eccoci qua, siamo nella nostra piccola cucinetta, in questo praticamente monolocale che ci siamo affittati qui a Madonna di Campiglio. Questa è una giovane fan di Bracemi Ancora, e là dietro c'è una bionda misteriosa che non vedrete mai. Ma noi non stiamo qua né per la bionda né per la giovane fan, ma per la nostra bistecca frullata 60 giorni. E allora scartiamocela. Eccola qua. Nell'etichetta della macelleria non è stato specificato che manzo fosse, e questo secondo me è una cosa grave, e viene pontificato, viene, diciamo, esaltato questi 60 giorni di frullatura in queste mitologiche pietre di sale. Ti bionda misteriosa, la prossima volta che affittiamo casa, per favore, chiedi che ci sia un barbecue sul terrazzo e non queste piastre qua. C'è una bistecchiera, ora un po'. Qui non c'è. Ci sta, la bistecchiera c'è. Ecco qua, ce la cuociamo qui. Ci beviamo questo marzemino di sera. La bionda misteriosa, che non si farà riprendere, ha preparato patate saltate. Ma saranno poche? Io ho una fame. Dunque, per avere 60 giorni di frullatura non ha difetti, è stata frullata molto bene secondo me, e l'odore, diciamo, mi dà la conferma che questa carne ha frullato, perché è un bel odore di stagionato. Vi presento Darwin, lui è il mio cane. Devo dire, è un cane fortunato, sapete perché? Perché lui rimedia un sacco di ossa di tanta carne buona, e questa sera si beccherà l'osso di quella ciccia. Oh ragazzi, mi rendo assolutamente conto che non è il miglior modo per grigliare una bistecca, ma questo passava il convento, in qualche modo ci siamo organizzati. Eccola qua, si regge in piedi da sola. Diamo inizio alle danze, ragazzi. Qui spegniamo. 3, 2, 1... L'odore non è niente male. Ragazzi, c'è un po' di fumo, questa cappa non tira per niente, quindi rischiamo di rimanerci secchi. Tieni, dimmi se ci vuoi il sale. Tagliamo per la prima misteriosa. Ci vuoi il sale, bella ragazza? Un po'. Un po'. Giovane cameraman, vieni. C'è per te, vieni. Eccolo qui. Frullata 60 giorni. L'odore sì, l'odore da carne frullata.
Oh, ora facciamo le cose serie. Guardalo come rimedia. Giorgio, com'era questa bistecca? Secondo me bracciami ancora, direbbe mortacci quanto è buono. Ancora, allora perdonerete il video casereccio, ma io quando ho visto in quella macelleria questa bistecca frollata 60 giorni su pietre di sale di cebbia non ho resistito e l'ho voluta provare e condividere con voi. Questi due giovani carnivori più la bionda misteriosa mi hanno lasciato solo l'osso. Mortacci quanto è buono, mi sa che l'ha detto qualcuno al posto mio. Non ripetete a casa quello che ho fatto io, perché questo grazioso angolo cottura, seppur funzionante, non è in grado di assorbire la quantità notevole di fumo che può fare una bistecca grassetta come questa. Io un altro po' ci rimango secco e guardate, è rimasto solo un osso, perché questi giovani carnivori solo questo mi hanno lasciato. E indovinate a chi va a finire l'osso? Ragazzi, stiamo facendo la nostra passeggiata e Darwin non ne vuole sapere di lasciare l'osso. Se l'è portato, non lo stacca più. Non se ne stacca più.